Ecco, di nuovo una grande conferma dal punto di vista dell'impianto. Ecco, io questo è un momento in cui parliamo dell'impianto, del vicino stadio. Questi 50 metri riconferma la sua, diciamo, il suo fuori all'occhiello per quanto riguarda Terni e la regione, l'Italia, perché comunque tutto riesce molto bene qua, è tutto molto snello. L'organizzazione è perfetta, fortunatamente anche il tempo, diciamo, fino adesso fa il buono, e speriamo che concluderemo con la giornata di domani al meglio. Vedo che anche la parte dell'organizzazione, ristorazione, pasti, tutta la parte dell'albergo, insomma, da quello che è il feedback di oggi nella prima giornata, venerdì su sabato, perché come ho detto alla conferenza stampa abbiamo aggiunto un giorno e quindi tutto regge molto bene, gli spogliatoi tengono, quindi sono estremamente contento di come questo impianto possa comunque ospitare questi eventi di carattere nazionale che devono crescere ancora di più. Ma il merito, come sempre, non è della struttura, perché alla fine la struttura abbiamo già consolidato per quarto anno, ma è la conferma di un'organizzazione. Quest'anno, come è stato detto sempre in conferenza stampa, abbiamo creato un comitato organizzativo di cui qua ci sono due persone molto importanti per questo comitato, e sarà il comitato poi a portare avanti anche gli eventi futuri, insomma, per la città di Terni. Quindi c'è il nostro Vagno Ferranti, che è il presidente, il nostro collaboratore nonché anche volontario, quindi anche questo aspetto qua è molto importante. Questi genitori, questi appassionati del nuoto, dello sport, che comunque dedicano queste giornate per i ragazzi e per lo sport, quindi passerei la parola a loro, che è molto più importante sicuramente come tema rispetto alla parte strutturale. Vagno Ferranti, un appuntamento molto rilevante per la città. Questo è importantissimo, anche perché è un impianto forse uno dei migliori del centro Italia. Abbiamo quest'anno 37 società, circa 700 atleti, un evento di molta qualità sia per Terni che per la regione. E abbiamo anche un gruppo di volontari che lavorano insieme a noi, perché da soli non si può fare niente. Grazie al gestore della piscina dello stadio, perché veramente hanno messo a disposizione l'impianto per questo grande evento. E poi soprattutto dobbiamo ringraziare la Fondazione Carit, che ci permette quest'anno di ingrandire, di aggiungere un altro giorno al meeting, che senza la collaborazione loro non dovevamo neanche riuscire a fare 3 giorni, perché le spese sono abbastanza, insomma. Se non fosse loro che si supportano è ancora più difficile. Comunque questa è la seconda giornata, il tempo fino adesso va bene, le atleti ci sono, i ragazzi sono divertiti fino in questo momento. Speriamo che domani sia un'altra bella giornata per tutti della manifestazione. Marco Bucari, volontario, qual è il tuo lavoro e come procede la situazione? Diciamo che il gruppo dei volontari sono i genitori che con passione hanno seguito i loro figli. Io, i miei figli purtroppo hanno terminato la fase agonistica qualche anno fa, però la passione per il nuoto è rimasta, tant'è vero che quando mi sono sentito chiamare io ho risposto come tanti altri, presente e con soddisfazione. Il gruppo è un gruppo numeroso che supporta il team organizzativo con i servizi che sono di supporto al team dei giudici, anche all'organizzazione. Noi, ripetiamo, mettiamo a disposizione la nostra passione per i figli e per i ragazzi, perché Terni ha bisogno di una struttura come questa e di tornare veramente grandi come lo è stato un tempo. Diciamo, il gruppo del vicino stadio sta lavorando in questo senso, e ringrazio Maurizio per l'occasione che ha dato a questi atleti per poter essere presenti e attivi nel panorama nazionale. Sì, ecco, speriamo proprio che il tempo regga, però è una grande soddisfazione per la grande Accademia del Nuoto, questa squadra agonistica che è partita quest'anno, come direttore sportivo Mauro Esposito, Francesco Pezzanera, il nostro tecnico. Qui abbiamo Sofia, che è la nostra atleta di punta, anche oggi diciamo, ha consolidato i risultati
diciamo che in tutto l'anno ha perseguito ma anche ottenuto un grande successo, quindi siamo molto contenti. È una nuova esperienza che portiamo avanti con il progetto Amici dello Stadio, questo settore agonistico, però devo dire la verità, i ragazzi sono molto uniti, la squadra è forte, i preparatori sono veramente bravi e quindi i risultati non possono non venire. Non è a caso, vuol dire, questo meeting di nuoto si gioca in casa, quindi per gli atleti sicuramente è una grande soddisfazione e penso anche una grande emozione. Però vorrei lasciare la parola a Sofia, che è lei, diciamo, l'attrice di questa avventura, di queste due giornate, insomma, anche da poco ha fatto questo bellissimo risultato, quindi lascio la parola a Sofia. Sofia, sì. Giocare in casa e anche fare bene, insomma, sempre molto... bello, dai, nuotare nella mia città è sempre un'emozione e cerco sempre di dare tutto, anche se il periodo dell'anno, insomma, diciamo che manca ancora tanto alla mia gara di agosto, è un periodo di carico, però sia ieri che oggi è andata molto bene. Ecco, un trampolino di lancio, sei già fermata, però questa gara nello specifico è un trampolino di lancio per gli assoluti poi. Sì, per gli assoluti di agosto, diciamo, questa è stata una bella prova, dai. Perché venivo da un periodo un po' complicato, fatto di infortuni, però alla fine grazie all'allenatore, preparatore, tutta la società ne siamo usciti bene anche questa volta. La Federazione Italiana degli Sport Paralimpici, degli Intellettivi e Relazionali, la Federazione Sportiva Paralimpica che si occupa dell'organizzazione delle attività sportive a livello promozionale, a livello agonistico e di alto livello, appunto, di atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Oltre 20 discipline sportive, nello specifico Terni questo fine settimana ospita le due nazionali di nuoto della federazione stessa, la nazionale di SISO, che è la nazionale per atleti con sindrome di Down, e la nazionale Open, che è la nazionale di atleti con disabilità intellettiva e relazionale e patologie autistiche. Un raduno di un fine settimana che si combinerà con la partecipazione oggi pomeriggio alle gare di staffetta della 4x50 mista all'interno del meeting nazionale di nuoto Città di Terni, voluto fortemente non solo dalla federazione ma anche dalla stessa piscina dello stadio come nuova affiliata proprio alla FISDIR, per dare dimostrazione che gli eventi a livello nazionale sono eventi che possono essere proponibili non solo ad atleti della federazione del nuoto ma anche ad atleti del mondo paralimpico, appunto, per gli intellettivi relazionali. Un lavoro di preparazione che ci porterà il mese di luglio ad affrontare due esperienze importantissime a livello internazionale: campionato europeo per la nazionale Open e campionato del mondo per la nazionale di SISO, che si svolgerà in Canada la terza settimana di luglio. Quindi un intenso lavoro di preparazione, una nazionale composta da 10 atleti per la nazionale Open per la nazionale Down e 8 per la nazionale Open, che appunto completeranno il percorso di preparazione a questi eventi internazionali con la partecipazione anche tra 15 giorni al campionato italiano di nuoto agonistico che si terrà a Bressanone. Quindi un movimento, un'attività che sta crescendo, auspicando anche presumibilmente per il prossimo anno una possibile organizzazione di un evento a livello nazionale proprio in questo impianto e da Ternano chiaramente ci terrei molto che appunto gli atleti della FISDIR possano come dire, essere presenti in questa città in gran numero e far vedere veramente quello che è il valore e soprattutto il livello che hanno raggiunto in questi anni.